Che le persone dovrebbero conoscere, perché una volta che sappiamo come funzionano, il mondo che ci viene venduto dai media non sarà mai più lo stesso. Uno è quello che chiamiamo problema, reazione, soluzione. Parliamo dell'11 settembre, un classico esempio di come funziona. Tu vuoi apportare dei cambiamenti nella società, che sai bene di non poter realizzare pubblicamente, altrimenti avresti un'enorme opposizione. Vuoi sempre più sorveglianza, sempre più controllo, vuoi togliere sempre di più la libertà alla gente, vuoi sempre più accesso agli affari della gente, vuoi una popolazione microchippata e tutto il resto. E sai che se te ne uscissi dalla Casa Bianca o da Downing Street dicendo «Ok, questo è quello che abbiamo deciso di fare», avresti l'opposizione della gente. Allora non operi pubblicamente. Allora ti giochi la carta del problema, reazione, soluzione. Funziona così. Fase 1, crei il problema. Potrebbe essere un attentato terroristico come l'11 settembre, un collasso delle banche, di una nazione, una guerra. Crei minuziosamente il problema, ma alla gente dai una storia completamente differente delle cose. Dici alle persone che la causa non sei tu, ma qualcun altro.
Ad esempio, quando è stato ucciso Kennedy, si è data la colpa a Lee Harvey Oswald. Quando hai causato l'11 settembre, accusi Osama Bin Laden. Dai la colpa a qualcun altro, così la gente guarda nella direzione sbagliata. Cerchi di arrivare al secondo livello, la reazione della gente. Dice alla gente, attraverso un sistema di media che non pone più la minima domanda e che gli illuminati controllano, la versione ufficiale di come le cose sono andate. Vuoi che la gente si rivolga a te in lacrime e piena di paura? Qualcosa deve essere fatto, che vogliono fare al riguardo? A questo punto hai creato il problema e hai ottenuto la reazione desiderata. Dai la soluzione a questo pubblicamente e sono dei cambiamenti di una scala tale che il popolo non accetterebbe mai in una condizione normale, senza il problema che si è creato. Guardiamo all'11 settembre, il problema. Reazione, paura, rabbia. Soluzione, stanno portandoci via sempre più elementi basilari per la nostra libertà, che fanno sì che la visione orwelliana sia avanzata così rapidamente grazie a quel terribile giorno, che non può assolutamente essere un caso. Un'altra tecnica che usano è quella che io chiamo totalitarismo a piccoli passi. Sai che sei a questo punto e devi andare a quest'altro e sai che se lo facessi in una sola volta la gente se ne accorgerebbe perché il cambiamento sarebbe drastico. Quindi procedi a piccoli passi e presenti ogni passo al pubblico come se non fosse collegato agli altri passi. Così raggiungono il proprio scopo senza che la gente reagisca o chieda qualcosa. Quello che ho appena descritto è l'Unione Europea. È cominciata come un'area di libero scambio. Se quello che abbiamo oggi, che è uno Stato fascista centrale, fosse stato menzionato all'inizio, la gente avrebbe detto, ehi, abbiamo appena finito di combattere Hitler contro questo, non ne vogliamo ancora. Quindi non rivelano l'obiettivo. Non preoccupatevi, area di libero scambio è buona per il lavoro. E poi, passo dopo passo, hai uno Stato fascista centrale. Queste sono le tecniche che usano. E quando le vedi, te ne rendi conto, perché ce le infliggono tutti. In the heart of this great city we saw tragedy arrive on a quiet morning, September the 11th. September the 11th, September the 11th. September 11th, September 11th, September 11th, September 11th, September 11th, September 11th. 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 September 11th, September 11th, September 11th. September 11th, September 11th. September 11th, September 11th. Illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela, come vive se non si cerca la verità.